Benvenuti a Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande, una nuova trasmissione di servizio, lo possiamo proprio dire, ideata da Teletruria, dove voi potete telefonare, scrivere email. Oggi parliamo di ortopedia, lo facciamo con il dottor Doriano Fabbri, il dottor Doriano Fabbri che è stato per la bellezza di 30 e passa anni all'ospedale, 34 anni all'ospedale San Donato di Arezzo e ora è in forza l'equipe del Centro Chirurgico Toscano insieme a Egidio Giusti e alla sua equipe. Allora dottore, intanto una domanda prima di andare in sigla, quali sono le maggiori patologie dell'ortopedia? L'ortopedia è una branca della medicina che potrei dire che è molto molto vasta e quindi diciamo è comprensiva di patologie numerosissime e anche molto molto variabili. Fondamentalmente direi che si divide in due settori fondamentali, la ortopedia cosiddetta, poi vi dirò meglio certo quello che vuol dire, e la traumatologia che è facilmente intuibile. In ospedale provinciale, l'ospedale generale è comunemente molto presente, prevalente la traumatologia, mentre dove ora attualmente lavoro il Centro Chirurgico Toscano, per motivi anche logistici eccetera, è prevalente la parte di ortopedia. Che si, vorrebbe dire, significare ortopedia, tutte quelle malattie, quelle patologie di origine non traumatica. E faccio degli esempi, le patologie artrosiche, patologie degenerative connesse con l'età, con il tempo che avanza, patologie conseguenti a vizi di posizione degli arti che poi vanno a finire sempre in fatti artrosi. Quindi direi patologie di tipo ortopedico e patologie di tipo traumatologico. Questo qua è il mio lavoro, che è ortopedia e traumatologia, ma attualmente svolgo fondamentalmente attività di ortopedia, anche se qualche volta non disdegno qualche frattura di trattarla. Perfetto, grazie dottor Fabbri, noi adesso andiamo in sigla, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati a Linea Diretta, siamo con il dottor Doriano Fabbri, parliamo di ortopedia e ci sono già tantissime domande che sono arrivate via mail da parte dei nostri telespettatori. Allora, intanto, caro dottore, la prima che mi viene fatta da una signora che probabilmente soffre di queste patologie è: quali sono le maggiori patologie dell'anca? L'anca è un'articolazione, diciamo, che va spesso incontro a fatti patologici, innanzitutto perché è un'articolazione particolarmente sottoposta al carico, il peso corporeo passa sull'anca in maniera particolare e questo fatto del carico comporta per l'anca una facilità, diciamo, alla degenerazione, quindi a fatti artrotici. Quindi non sempre deriva da un trauma? Il trauma può molto spesso, diciamo, mettere in evidenza o scatenare fatti degenerativi altrimenti non visibili senza il trauma. A volte anche un trauma minimo mette in evidenza una situazione preesistente che poi sviluppa il suo quadro. Però il trauma, diciamo, che sembrerebbe primo movente, in realtà non è altro che la goccia che fa traboccare il vaso che è già pieno. Quindi l'anca è una articolazione che spessissimo va incontro a fatti artrotici, degenerativi. Io parlo degli adulti naturalmente, i bambini hanno altre patologie fondamentali. O comunque sia, l'artrosi può essere primaria, idiopatica, oppure secondaria a fratture, a traumi, malattie di tipo vascolare, vedi la necrosi asettica della testa del femore, malattie di tipo metabolico e molti altri casi di malattie. Allora dottore, c'è un'altra domanda: a causa di una necrosi alla testa del femore voluta in artrosi, perché non mi sono fatta visitare prima da un ortopedico, nonostante abbia solo 30 anni, mi hanno consigliato un ciclo di terapia chiropratica, funziona o è meglio operarsi? Credo che sia meglio operarsi. La necrosi della testa del femore è una malattia così grave. Anche a 30 anni questa ragazza è molto giovane. Uso un principio: se a 30 anni la testa del femore è completamente schiacciata, completamente deformata, non c'è cura che possa riportare il paziente, la paziente
a condizioni, diciamo, accettabili di vita. Per cui dico, se fossi anche io un trentenne con tale malattia, mi farei operare, mi terrei un benessere che è certo, va di certo, per 25-30 anni, e poi se la vita continuasse per me, rifarei eventualmente, una volta che c'è un fatto di misura del primo impianto, farei fare un altro impianto. Ma non starei 30 anni a aspettare per farmi operare, assolutamente, è sbagliato. Allora, ci sono altre domande. Un 52enne ha problemi di artrosi. 3 mesi fa sono stata operata, anzi una donna, di protesi totale all'anca destra. Subito dopo l'intervento ho iniziato ad avere problemi di sciatica. La gamba operata ora è più lunga di 2 cm, vorrei sapere se c'è un sistema per la misurazione esatta della differenza tra una gamba e l'altra, perché zoppico ancora e il dolore della sciatica è sempre più forte, in particolare quando sto troppo seduta. Dunque, la ipermetria, l'allungamento conseguente all'atto chirurgico, è purtroppo un'evenienza che può capitare, non dovrebbe capitare, ma può capitare. Alcune volte, diciamo, è una conseguenza ineluttabile. Se il paziente, la paziente ha 2 anche artrosiche, può essere che, operando la prima anca artrosica, l'altro operato risulti più lungo per motivi, diciamo, dovuti di intervento rispetto all'altro arto che comunque è malato e andrà comunque operato. Però l'ipermetria di 2 cm è un fatto che non deve capitare, assolutamente. Questo fatto può scatenare dei problemi a livello di colonna. La colonna è abituata per tanti anni, diciamo, ad appoggiare su 2 arti di lunghezza uguale, si comporta in un certo modo, un bel giorno, trovandosi, dico, sbilanciata da una parte, può comportare dei problemi di sciatalgia. Ecco, poi vabbè, ne parliamo, perché anche la sciatica è un problema importante, tanto rispondiamo. Capito, e quindi di conseguenza, dico, questo fatto può essere connesso con l'intervento chirurgico, con questa ipermetria dell'arto operato. Ci può essere anche altra situazione, che l'arto chirurgico, se specialmente viene usata una via posteriore all'anca posterolaterale, possa avere, diciamo, stimolato un pochino, diciamo, infiammato il nervo sciatico. A volte purtroppo può capitare anche una sua paralisi transitoria, è un'evenienza rara ma possibile, e questo fatto può dare origine a una sciatica che poi con il tempo si risolve. La sciatica però molto spesso è conseguente a questa variazione della posizione del bacino che l'intervento all'anca comporta, perché comporta una novità per questa colonna, assolutamente. Senta, dottore, c'è una mamma che ci ha visto e ci ha sentito e ha detto che il suo bambino ha improvvisamente manifestato dei dolori alle anche, tanto che deve stare disteso sul divanetto e non si può muovere. È stato portato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze e comunque ancora non è chiara la patologia. Che cosa può essere? Un'infezione? Poco fa parlavo infatti della differenza della patologia, ho accennato, dell'anca tra adulti e bambini. Nel bambino direi che la patologia dell'anca è una patologia molto spesso, capita, anche se per fortuna raramente, ma può capitare. Può essere un fatto infettivo, una artrite primitiva del bambino, ematogena, oppure può essere una malattia del bambino, dell'anca, malattia primitiva dell'anca, che se il bambino ha sui 6-7 anni si chiama morbo di Pertes, che è una necrosi del nucleo di crescimento della testa del femore. Se invece il bambino, il ragazzo, avesse qualche anno in più, 11-12 anni, può trattarsi di scivolamento di questo nucleo e si chiama epifisiolisi. Comunque sia, un dolore all'anca di un bambino, una coxalgia, che sia conseguente a un trauma o che sia spontanea, deve essere sempre indagata in maniera sicurissima, perché esistono patologie importanti nel bambino che vanno indagate per evitare poi di avere conseguenze gravissime per la vita futura del bambino. Allora, mentre ricordo ai nostri telespettatori che possono continuare a telefonare, a scrivere, ci arrivano altre mail. Allora, dottore, ad esempio questa che ci fa un ragazzo. Sì, allora c'è una telefonata in questo momento, ascoltiamo. Pronto? 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 Sì, buonasera. Senta, buonasera. Volevo chiedere al dottore, io sono un ottantenne, il dolore alla spalla, direi che gli accertamenti fatti in ecografia sembra abbastanza buona, però il dolore resta nonostante le cure mediche, ecco. Ma cosa aveva lei alla spalla? Perché si è fatto delle cure? Perché aveva, no, delle cure, il dolore alla spalla che si ripercuoteva nel braccio. Sì, lei dice una cosa molto, molto
possibile, molto frequente. La spalla è un'articolazione che dà spesso segno di sé in età non più giovanile. Dopo i 65 anni è possibile avere dolore alla spalla per molte persone anche senza avere un trauma, per patologie che interessano i tendini che muovono la spalla, la cosiddetta cuffia dei rotatori della spalla. Sì. Non basta fare un'ecografia, non è sufficiente, è un buon esame ma non è sufficiente. Lei deve fare due esami fondamentalmente, prima una comune radiografia che le dirà se la spalla ha problemi di tipo osseo oppure no, ed eventualmente poi, se la lastra non dà spiegazione sufficiente, va fatta una risonanza magnetica, perché molto spesso alla sua età si rompe questo tendine e la sua rottura comporta un dolore che altrimenti è incurabile. Se non viene trattato nel modo giusto, lei avrà una spalla che le farà sempre male. Il male scende nel braccio, fino a metà braccio, ed è un male notturno fondamentalmente, e che se non viene ben curato il male aumenta sempre di più, con il difetto funzionale della spalla. Allora dottore, c'è una 45enne che è affetta da coxalgia, l'anno scorso ha avuto un episodio di un edema della spongiosa femorale dalla parte sinistra, quest'anno per una banale caduta le è ritornato però dalla parte destra. Sono patologie che durano mesi, ha dovuto portare le stampelle, adesso le sta ancora portando, le hanno detto che forse è una patologia idiomatica, cioè non c'è un perché. Come si cura e cosa fare dopo, visto che colpisce anche persone abbastanza giovani? Lei ha già detto moltissimo dicendo una 45enne, perché dico dicendo per un banale trauma la seconda volta. Non è possibile a 45 anni avere una patologia dell'anca, tipo l'edema o un'eventuale necrosi, che l'edema è il segno iniziale forse della necrosi, per un banale trauma. Se ciò accade è perché probabilmente si è sotto qualcos'altro. Darei un consiglio a questa 45enne: appena sta meglio, appena può diciamo lasciare le stampelle, deve fare delle indagini di tipo ematologico, perché potrebbe avere per esempio un'alterazione del metabolismo del calcio e del fosforo, del metabolismo osseo in particolare, oppure fare anche eventualmente una MOC, analizzare sempre mediante questo esame la qualità del suo osso, perché potrebbe anche esserci sotto un problema di tipo ormonale che va poi ad inficiare il metabolismo del calcio e del fosforo, che sono alla base della salute dell'osso. Quindi un check-up completo partendo dalle analisi, certo, del sangue, certo, e poi certo, una MOC. Perché altrimenti non si può spiegare con un trauma banale una cosa così importante su un'anca, che è un'articolazione profonda, molto resistente, molto robusta. Non è possibile, non è possibile. Allora dottore, un altro telespettatore ci chiede quando è il caso di rivolgersi a un ortopedico invece che a un osteopata. La risposta non è facile, questa non è affatto facile. Comunque sia, diciamo che molto spesso si può benissimo intervenire in contemporanea sullo stesso paziente. L'ortopedico, diciamo che poi il mio lavoro è quello che probabilmente forse può arrivare anche in un tempo successivo. Faccio l'esempio, l'osteopata, che io comunque non conosco perfettamente, questo tipo di lavoro non è il mio, forse può essere interpellato nelle fasi iniziali del problema, quando il problema può essere ancora non acuto, non grave, non cronico, può dare veramente soluzioni di problemi importanti. Quando poi il problema, secondo me, detta così in generale, fosse un problema che diciamo diventa cronico, diventa invalidante, forse l'ortopedico può avere qualche arma in più, qualche freccia in più nella sua faretra. Benissimo, allora noi ci fermiamo per qualche istante perché c'è il primo blocco pubblicitario, ci vediamo tra poco con Linea Diretta, voi intanto scrivete e telefonate, a tra poco.
22, 21. Siamo tornati in diretta con Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande che stanno davvero arrivando a frotte insieme al dottor Fabbri che oggi ci risponde ovviamente in materia di ortopedia. Allora dottore, una signora ci chiama e ci chiede, ho una patologia che riguarda i piedi, l'alluce valgo, cosa devo fare? Mi devo operare? È una patologia prettamente ad incidente femminile. Il rapporto praticamente tra maschi e femmine 20 a 1. Che cos'è? Ah, scusami. Prego, prego. La mia ignoranza, che prego. Cos'è l'alluce valgo? L'alluce valgo è quando, l'alluce, il dito più grande del piede, diciamo la parte del dito, la parte che nasce dal piede del compresso, si sposta verso il secondo dito, devia verso la parte diciamo esterna. E questo fatto comporta, comporta un fatto estetico fondamentalmente. Ma più che l'estetica, che non è poco, comporta che l'alluce, essendo il più grande dito del piede, è quello che diciamo sopporta il carico. Se lui si sposta verso l'esterno il dito, questo compresso del dito più l'osso posteriore di questo alluce non vanno a sopportare il carico, il quale si trasferisce nel secondo, terzo e quarto raggio. E insorge un dolore, molto spesso fastidiosissimo, che spinge la gente ad operarsi, sotto la pianta del piede, nella parte centrale del piede, perché vanno ad appoggiare gli altri raggi. Quindi bisogna operarsi. Occorre operarsi. E più la malattia è grave, cioè più è deviato questo alluce, è più difficile avere un buon risultato. Quindi io consiglio, siccome la malattia è progressiva, non si arresta, tende sempre a peggiorare, tanto più quando insorge in età giovanile, e sono molti casi anche di adolescenti, perché la malattia di tipo... Quindi non è soltanto un problema di estetica. Sì, quindi bisogna operarsi. Allora, c'è una telefonata, pronto? Buongiorno dottore. Buongiorno. Buongiorno, allora, che cosa vuole chiedere al dottor Fabbri? Allora, io ho passato da qualche anno i 40 anni, non ho mai avuto grossi traumi al ginocchio, però da diverso tempo soffro di infiammazione e di dolore a questo ginocchio. Tendenzialmente sarei portato a dire da profano che potrebbe essere anche qualcosa di tendineo, non avendo mai avuto traumi importanti. Quali sono le procedure che devo seguire, gli esami da compiere per risolvere questo problema che francamente comincia a diventare piuttosto importante? Grazie, dottore. La sua domanda era molto corretta e molto ben impostata perché mi ha, favorito moltissimo nella risposta, le spiego subito. L'età innanzitutto depone per una situazione probabilmente di ginocchio buono, non è un ginocchio, poi non traumi, età giovanile, 40 anni ancora, l'età molto molto giovanile. E poi lei stesso giustamente ha pensato che fosse un dolore di tipo tendineo o un dolore di tipo capsulare esterno, cioè quel guscio che riveste il ginocchio. È probabile, è possibile, è una cosa molto molto frequente. L'esame da fare che potrebbe... cavarle le castagne dal fuoco in maniera proprio percentualmente elevatissima è una risonanza magnetica del ginocchio, la quale vede sia le strutture articolari, cartilagini, ligamenti, menischi, sia quelle periarticolari, tendine rotuleo e tendine del ginocchio. Questo esame può dare una risposta al suo problema e dalla risposta poi nasce naturalmente anche la cura e forse anche io auguro la guarigione. Benissimo, senta dottore, ci chiama Luigi D'Arezzo, 21 anni, studente, gioco a calcio dall'età di 14 anni, circa 2 anni fa durante un incontro di calcio per una caduta ho riportato una lussazione alla spalla destra, ridotta in ospedale. Dopo un periodo di immobilizzazione ho eseguito terapia riabilitativa, ma alla ripresa dell'attività sportiva ho avuto un altro episodio di lussazione, da allora ho eseguito solo palestra, ma il problema è rimasto. L'intervento chirurgico può risolvere? È l'unico che può risolvere. La lussazione recidivante della spalla, che poi è tanto più frequente quanto più di quel giovane il paziente, si può curare solamente in maniera efficace mediante l'intervento chirurgico, che può essere effettuato in due sistemi, mediante chirurgia aperta, che va riservato ai casi secondo medico
più gravi, con più danno, con più fuoriuscite della spalla nella storia passata. Sì, allora, poi dopo finisce di certo. Rispondere. Pronto? Pronto. Sì, salve. Vuole fare una domanda al dottor Fabbri? Ecco, sì, sono qui di Rigutino, non so se vi va detto anche il nome o che. Sì, mi dica. Io sono stato operato da un ginocchio, da una protesi. Dal momento che protesi come me più o meno è venuta abbastanza bene, però non cammino bene, che mi è rimasto un dolore grosso all'alluce, al dito destro, l'alluce. E chiedevo informazioni, ecco. Grazie. Prego. Dottore? Allora, sicuramente nulla c'entra l'intervento che lei ha fatto. L'alluce praticamente così lontano dal ginocchio che secondo me non c'è possibilità, o perlomeno è rarissima, che ci possa essere collegamento tra l'intervento al ginocchio e il dolore all'alluce. Lei può avere un dolore all'alluce, può avere un alluce rigido, un alluce artrosico, una tendinite, che secondo me, dico, se il medico curante o se vuole qualunque ortopedico potrà fare diagnosi e secondo me facilmente il problema può essere risolto. Ma non c'entra niente, credo, con l'intervento che lei ha fatto al ginocchio. Allora, per tornare invece alla risposta, un'altra telefonata, perfetto. Allora, pronto? Pronto? Sì, buonasera signora, buonasera. Voleva fare una domanda al dottor Fabbri? Sì, sono Bruna. Dunque, io mi dicono che ho 2 ernie giù all'L1 e ora me ne ricordo. S4? Sì, poi. Sì, e poi ho una sacroiliaca e mi fa tanto male, non vado avanti se non prendo gli antidolorifici. Quanti anni ha signora? Ne ho 73, però è da tanto che io soffro di mal di schiena e ora tutto anche fino a...